All'incirca un anno fa vi ho parlato di quello che secondo me era uno dei prodotti di fascia media migliori in commercio. Sto parlando di Honor 5X, un phablet dotato di ottime caratteristiche hardware, dotato di grande personalità a livello software e di materiali nobili sapientemente utilizzati. Da poche settimane è arrivato in commercio il suo successore. L'azienda ha deciso di presentare Honor 6X, un prodotto che ricalca il predecessore sia a livello di materiali che a livello di software. Stiamo però parlando di un prodotto aggiornato a livello hardware, dotato di ottime caratteristiche anch'esso, ma che comunque presenta qualche piccola criticità che è bene evidenziare. All'anteriore trova posto un pannello da 5,5 pollici Full HD che rispecchia in tutto e per tutto l'unità montata sul 5X dello scorso anno. Superiormente, capsula auricolare che riproduce bene l'audio in conversazione e fotocamera da 8 megapixel, che è quindi un passo in avanti rispetto al modello dello scorso anno. Presenti il sensore di luminosità e prossimità che funzionano decisamente molto bene. Non manca poi un LED RGB affogato sotto la scocca che quindi si vede a malapena. Ruotando il nostro phablet possiamo scorgere la presenza di ben due sensori fotografici. Il primo, quello principale, è da 12 megapixel, mentre il secondario è da 2 megapixel. Al di sotto della doppia fotocamera trova posto un rapidissimo sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. Sensore biometrico che permette di memorizzare più di un dito e quindi di sbloccare il nostro device con una mano o con l'altra. Su questo sensore sono state applicate delle gestures dal produttore che permettono quindi di abbassare con un gesto molto rapido la tendina delle notifiche oppure di scorrere le immagini all'interno della galleria. Non manca poi il supporto alla memoria OTG, quindi possibilità di leggere chiavette semplicemente collegandole alla porta micro USB del nostro prodotto. Sul lato troviamo un carrellino per l'alloggiamento di ben due SIM card. Due SIM card che possono essere intercambiate, spente o tenute attive tutte e due nello stesso momento e si può anche switchare il 4G da una SIM all'altra. Rinunciando a una delle due SIM card è possibile andare ad espandere la memoria interna di 32 GB con micro SD fino a 128 giga. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo una 3340 mAh integrata che non vi farà certo rimpiangere la possibilità di sostituire la vostra batteria. Infatti, riuscirete ad arrivare sempre a sera con almeno 5 ore di schermo attivo. Il software di Honor prevede poi una grande serie di applicativi già preinstallati. Troverete alcuni giochi che fortunatamente sono removibili, ma anche tutta una serie di suite dell'azienda che permettono di personalizzare il prodotto, come ad esempio temi, oppure benessere per tenere monitorato le vostre prestazioni, i passi che fate e quant'altro, ma una delle applicazioni più importanti è gestione telefono. Gestione telefono che vi permette di ottimizzare il sistema e tenere sotto controllo sia il traffico dati che anche la batteria residua. Al momento in cui facciamo questa recensione, abbiamo di fronte un Honor 6X che purtroppo non è aggiornato all'ultima release software, infatti ci troviamo ancora di fronte ad Android 6.0 con Emotion UI 4.1. Sappiamo però che è in sviluppo e in fase di beta test anche l'aggiornamento Android 7.0 con Emotion UI 5. Tuttavia, non manca la possibilità di personalizzare la barra di navigazione inferiore con la possibilità di invertire i tasti o di inserire il tasto per far scendere il menu delle notifiche. Possiamo anche tenere premuto il tasto multitasking per avere uno sdoppiamento del display e quindi far eseguire
due applicazioni allo stesso momento e possiamo anche andare a rendere predefinita la memoria esterna. Nell'utilizzo quotidiano Honor 6X si rivela essere un grandissimo device. Ok, le dimensioni sono generose, però è davvero un gran piacere utilizzare tutte le applicazioni di questo prodotto su uno schermo così grande. Schermo che può essere tarato e reso ancora migliore e ancora più personale in base alle esigenze di ogni utente. Quindi possiamo andare a cambiare la taratura dei colori. Possiamo anche dire che a livello di navigazione web, navigazione GPS e gaming non abbiamo assolutamente nessun tipo di problema. Il prodotto si rivela essere sempre fluido e sempre in grado di svolgere ogni task a cui lo sottoponiamo. Davvero con il massimo livello di fluidità possibile per un prodotto che comunque è di fascia media. Non dimentichiamo mai che Honor 6X in versione 32 GB 3 GB di RAM viene commercializzato ad un prezzo di listino di 249 euro, quindi un prezzo che è certamente in linea con quelle che sono le possibilità offerte da questo prodotto. Ma veniamo un attimo a parlare di quello che è uno dei punti forti di questo Honor 6X, e cioè la fotocamera. La fotocamera può essere personalizzata con varie modalità e vari settaggi. La risoluzione massima è 12 megapixel, però in 4/3. Per quanto riguarda invece la parte video, possiamo registrare video in qualità Full HD sia con la cam anteriore che con la cam posteriore. Con le precedenti release software non era possibile utilizzare il Full HD con la cam anteriore, ma adesso è diventato possibile. Per quanto riguarda l'utilizzo della doppia fotocamera, abbiamo una funzione davvero molto particolare che ci permette di andare a variare sia in fase di scatto che in fase di post-produzione l'apertura in modo digitale, ovviamente, del diaframma della nostra fotocamera. Questo ci permette di rendere le immagini con particolari effetti di sfocatura. Gli scatti vengono realizzati in una buonissima qualità, ricca di dettaglio e soprattutto con poco rumore. Quello che forse viene un po' penalizzato è il video. Il video infatti manca di stabilizzazione ottica e questo genera un tremolio forse eccessivo. Per concludere, Honor 6X si dimostra essere un prodotto all'altezza delle aspettative. Non abbiamo praticamente mai un impuntamento. La dotazione hardware è più che idonea per questa fascia di prezzo e soprattutto abbiamo un prodotto che non vi lascerà mai, mai, mai a piedi in fatto di autonomia. La batteria da 3440 mAh è più che adeguata all'hardware montato su questo prodotto e vi permetterà sempre di arrivare a fine giornata con all'incirca 5 ore di display attivo. Memoria RAM più che sufficiente e prestazioni hardware sempre al top. Mai un impuntamento, mai un rallentamento, anche con giochi decisamente pesanti. Purtroppo su questa versione non abbiamo ancora l'aggiornamento EMUI 5.0, abbiamo quindi la versione 4.1 che è praticamente stata rodata e approfonditamente ottimizzata già dallo scorso anno, quindi nessun problema neanche da questo punto di vista. Devo dire che il prodotto si comporta sempre molto bene e è impossibile non andarlo a consigliare. Tuttavia ha qualche piccolo problemino, ha una mancanza della banda 5 GHz per quanto riguarda il wireless, ha un trattamento oleofobico poco approfondito sulla parte anteriore, quindi rimangono spesso le ditate, e la parte posteriore è un tantino scivolosa. Fortunatamente Honor ha deciso di integrare tante gesture, tante scorciatoie che ci permettono di gestire meglio e in modo molto più saldo l'utilizzo di questo prodotto anche con una sola mano. Direi che quindi 249 euro per questo prodotto sono più che adeguati e mi resta altro che consigliarvelo.